Forze ostili talebani o Stato Islamico hanno sparato al nostro aereo C-130 carico di profughi afghani e giornalisti dopo il decollo da Kabul. La comandante maggiore Anna Maria è riuscita con una manovra evasiva ad evitare il peggio. È un chiaro segnale che la situazione sta precipitando attorno allo scalo della capitale afghana. Siamo all'aeroporto di Kabul e questi sono gli afghani che si stanno imbarcando su un velivolo militare italiano per essere portati in salvo. Ultimi giorni per evacuare gli afghani che fuggono dal regime talebano. I militari italiani sono impegnati nel più possente ponte aereo della nostra storia e hanno portato in salvo 4.400 persone dall'inizio dell'operazione Aquila, purtroppo partita troppo tardi. I carabinieri paracadutisti ci scortano sui punti caldi del muro che circonda l'aeroporto dove premono per entrare migliaia di persone. Siamo andando al North Gate, il North Gate è uno dei primi gate che abbiamo utilizzato per salvare i civili. Però è un gate che ci ha permesso di salvarne pochi, poiché è un cancello che viene aperto quel tanto da farne passare uno. Stiamo arrivando al gate. Gli accessi allo scalo sono presidiati dai soldati americani. Gli afghani cercano disperatamente di entrare all'aeroporto e per la salvezza, per l'evacuazione. Donne che implorano di salvarle dal regime dei talebani. Scene straziali, anche per chi racconta da tanti anni le guerre. L'altra entrata al lato nord dello scalo di Kabul è in pratica una barricata con i Marines schierati di fronte a una folla enorme. Si parla di 20.000 persone, terribilmente accalcate, che non riusciranno ad entrare prima del 31 agosto, quando le truppe alleate potrebbero abbandonare l'Afghanistan per sempre. Ogni notte i militari italiani cercano di far entrare più gente possibile. Non tutti ce la fanno e quelli che si mettono in salvo passano giorni nell'acqua di una fogna. A passare la massa, la calca nel canale oltre il muro, come sei riuscito a passare? Io quattro notte qui, sempre alla giorno, notte qui, e ho 7-8 anni dentro l'acqua. E avevate paura dei talebani? Sì, adesso era tanto pericoloso perché tutta la gente lo sa che io ho lavorato con l'italiano, con NATO. E se i talebani ti prendono cosa succede? Prendere kill. Una fine ingloriosa, in stile Saigon, dopo 20 anni di intervento militare. È una domanda che pesa come un macigno. Quanti resteranno indietro dopo i quasi 100.000 evacuati dal mondo libero?